Con l'ultimo aggiornamento abbiamo visto all'interno del gioco arrivare appunto il nuovo NPC di Darth Vader. E se vi dicessi che Nephalio è stato ritrovato l'NPC di Luke Skywalker? Bene, mi raccomando, guarda il video all'inizio alla fine per sapere dove trovare questo NPC. Da oggi quasi ogni giorno vengono fatti su questo canale un sacco di contest che permettono a voi iscritti di ottenere skin, V-Bucks e un sacco di altri regali all'interno di Fortnite. Mi raccomando, se anche te vuoi avere la possibilità di ottenere uno di questi regali, iscriviti al canale, lascia like, condividi il video, commenta cosa tu di Epic e inserisci il mio codice supportatore nel layout e mandami la foto, poi ti andrò a ripostare. Grazie mille se lo farai. Ok ragazzi, andiamo subito a vedere cosa c'è nel negozio oggetti di oggi, perché anche oggi ragazzi è il giorno di fare un altro regalo. Ovviamente a chi è iscritto al canale, l'ha lasciato like a questo video, l'ha condiviso, ha commentato sul sito di Epic Games e ovviamente ha inserito il codice nel negozio oggetti di Fortnite. Allora, vediamo che skin sono uscite di nuovo. Allora, qua in anteprima, ragazzi, avevamo di nuovo tutte le skin di Naruto, la skin di Orochimaru, un sacco di roba interessante, ragazzi, Itachi, Uchiha e un botto di altra roba. Allora, Banjo Kazooie è davvero molto molto bello, ragazzi. Ma detto questo, siamo tutti a regalare la skin di oggi e indovinate chi si vincerà questa skin. Bene, appunto, chi ha fatto le cose che ho detto prima. Il codice è questo, 3D1 via. Questo codice hai 5 minuti, ma anche molto meno per riscattarlo, perché molto probabilmente altrimenti ti avranno già rubato. Una sola persona di voi potrà riscattare questo codice andando sul sito di Epic Games. Quindi mi raccomando, sbrigati, copia questo codice, stoppa il video, fai quello che vuoi. Una volta che l'avrai preso, ragazzi, sul sito di Epic Games, copia e incollalo, così sei a posto e potrai ottenere la tua bellissima skin di Batman ora sul gioco. Quando Fortnite ha aggiunto l'ultimo aggiornamento, che ha introdotto appunto il boss di Lord Fener, molto probabilmente, ragazzi, ora tutti non parlano d'altro. Infatti, ragazzi, nei file già stata ritrovata l'NPC appunto di Luke Skywalker, che potrebbe arrivare come boss con una nuova arma mitica. Come vedete a schermo, questo qua è il vecchio trailer di Lord Fener. E se invece sì che sto cercando di realizzare un trailer fan-made attraverso Blender, in cui appunto cercherò di introdurre Luke Skywalker nell'isola di Fortnite, mi raccomando, commenta qua foto se vuoi vedere questo trailer, perché io lo faccio solo se voi lo volete, ragazzi, perché davvero ci vogliono ore e ore, se non addirittura molti giorni per farlo. Quindi mi raccomando, se commentate, poi però davvero lo guardate, mi fate un grande piacere. Ma parlano tanto di questo Lord Fener, ma in tutto questo io ancora non sono mai riuscito ad ucciderlo, o almeno dovrei forse meglio dire non l'ho mai veramente cercato. Da quello che ho capito dovrebbe trovarsi sempre dove si trova appunto questa specie di luce colorata. Tra l'altro mi sono accorto ora che hanno cambiato la statua del mesh, è davvero fantastica, tutta colorata. Allora, intanto servono alcune armi. E meno male che siamo in laboratorio della battaglia, perché altrimenti in mezzo saremmo morti tipo istantaneamente. Allora ragazzi, sono stupido, mi ero dimenticato che nel laboratorio della battaglia hanno tutti i boss, quindi ho aperto un nuovo server privato. Ma mi è venuta un'idea assurda, tra l'altro eccolo qua ragazzi, oh mio dio. Allora, io direi di fare... Ehi, non mi ha visto, vero? Qua! Ma che se non possono avermi visto. Oddio, sono stupido. Comunque, il mio obiettivo non era questo, oltre magari a non farmi ammazzare, ma salire. Salire e salire. E fucinarlo così. Vediamo quanto danno prende. Zero. Perfetto. Il nostro obiettivo, ragazzi, è ammazzare. Oddio, vero! Ma lì c'ho spada laser! No, ragazzi. No, 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 non può essere. Non riesco ad uccidere un boss. Non può essere. Non può essere. Oddio, ragazzi. Oddio, si è bloccato il gioco addirittura, si è bloccato il gioco. Si è bloccato il gioco. No, 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 no. Ciccio. Dove 3. Ah! Oh, cribbio. Oh mio dio, ragazzi, quanto è forte, ce la possiamo fare, un solo colpo però siamo morti, questo è il problema. E io non ho cure perché sono un genio. No, 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 no. Oddio, l'ho ucciso. No, scherzavo, sì. Oddio, ho ucciso anche lui. Oddio, ragazzi. Oh no, che mira. Ok, dovremmo avercela fatta. Ok, quindi vediamo intanto cosa ci ha dato. Allora, tra l'altro, ragazzi, la spada laser di Darth Vader è penso tipo la cosa più bella che abbia mai visto. Diamoci questo medikit, così siamo un attimo pieni di vita, anche se torneremo subito in lobby. Ok, ragazzi, ho preso tutte le armi.
dei cloni. Allora, esaminiamo un attimo tutte. Allora, questa qui. Ok, va bene. Tra l'altro la cosa bella è che in teoria è infinito, si surriscalda. No, quello che vorrei sapere, ragazzi. Allora, vedo sta diventando sempre più rosso il mirino. Infatti, ok, si surriscalda. Ma questa spada? Ok, secondo voi è possibile lanciarla? Sì! È possibile lanciarla. Ci dai i materiali? Proviamo. Verifichiamo. No, ok, non sembra ci dia materiali. In dubbio, proviamo un attimo questo anche qua più grande. Un attimo perché... Ok, ragazzi. Fa poco danno, però. Proviamo a usarlo così. Avanziamo così il nostro cinghialitto, ragazzi. Boomerang. Comunque, ragazzi, a parte scherzi, possiamo salutare il video di oggi, perché avete capito bene, sta per arrivare il boss di appunto Skywalker qui all'interno del gioco. Faccio tutto vedere dei leaks che ci affermano che sta per arrivare. Guardate questa cosa qua di Twitter, ragazzi, è stato pubblicato da questo leaker famoso, ragazzi, Creeper ha pubblicato appunto. Sembra che potrebbe arrivare Luke Skywalker in questa stagione, perché appunto è stata aggiunta la sua spada appunto per un NPC, che però ancora non è stato rilasciato. Quindi appunto, ragazzi, tutti sono curiosi, perché sembrerebbe che potrebbe arrivare questa skin di Luke. L'unica cosa un po' preoccupante, ragazzi, è che sembrerebbe, secondo questi leak, che appunto questa skin, ragazzi, arrivi esattamente a ottobre. Allora, attenzione, l'NPC potrebbe essere inserito prima, come proprio fondazione, come tutti gli altri. Il problema è che appunto la skin, quindi acquistabile nel negozio oggetti di Fortnite, ovviamente con il codice di supporto in creatore Leotic, molto probabilmente, ragazzi, arriverà solo verso ottobre. Quindi stiamo parlando di dei leaks che, se tutto va bene, li vedremo esattamente tra 3 mesi, anche di più. Non so fare i conti, ragazzi, lo so. Comunque, ovviamente, come andava foto, se a te piace Luke Skywalker, cosa ne pensi, e se appunto secondo te verrà effettivamente inserito proprio come un nuovo NPC. Comunque, ragazzi, ovviamente come tutti i boss, anche questo qua di Luke Skywalker non si sa se sarà appunto buono, ovvero solamente NPC che vende coin, potrebbe essere assoldato, eccetera, oppure semplicemente, ragazzi, sarà un boss cattivo proprio come Lord Fenrir che abbiamo acceso poco fa, e appunto dovrebbe avere un suo cavo e delle cose interessanti, perché appunto come avete visto ora Lord Fenrir porta, arriva attraverso una navicella che tra l'altro è piena di loot. Purtroppo non ho fatto in tempo a farvelo vedere prima, ma non importa, fidatevi di me. Quindi appunto, ragazzi, naturalmente vedremo questo boss di Luke Skywalker arrivare qui prossimamente sul gioco verso ottobre, oppure addirittura verso maggio dell'anno prossimo, ragazzi. Faccio rivedere velocemente il leak, questo qua, ragazzi, su il video, leggetevelo tutto, è in inglese, mi dispiace. Comunque, ragazzi, questo è quello che sappiamo per ora. Quindi ovviamente il video di oggi termina qua, spero ti sia piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, attivando la campanella delle notifiche, così che rimarrai aggiornato su tutti i video che escono ogni giorno qui all'interno del canale, e riuscirai a prendere per primo il codice ogni video mattutino. Vai a lasciare un bellissimo like per supportare il video con i video con tutti i miei amici, che anche loro sapranno come potevano fare per andare a trovare questo boss di Luke Skywalker, dove si troverà e appunto, ragazzi, quando verrà rilasciato qui all'interno del gioco. Like e iscrizione per altri video del genere.